Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sul Twitter di Dokkan Official per andare a vedere la nuova LR Android, C17, C18 e con ritirata anche C16, ragazzi. Detto questo, comunque l'LR, dico subito, è carina e anche molto forte, però non serve a niente, è brutto veramente. Detto questo, partiamo dalla leader skill, che è un chi più 4 agli Android. Quindi alla lead Android, chi più 4, 150% HP attack and def, oppure extreme fisici, chi più 4 e 100% le stats. Ovviamente in extreme fisici, poverini, non linkano con niente nessuno. È veramente brutto, ma non linkano veramente con niente nessuno. Detto questo, comunque, passiamo alle due special, poi la passiva, beh, la passiva anche in versione base è molto bella, poi comunque C16 è veramente grosso. Vediamo anche poi le special, ragazzi. Come prima special per gli androidi abbiamo un Colossal Damage e Decreased Attack and Def, quindi ok, ci sta, buonissimo, soprattutto per la road è molto buono. 18 key invece abbiamo un Mega Colossal e sempre abbiamo quel debuff in attacco e difesa contro, quindi sì, per la road sono veramente buoni, soprattutto il fatto che comunque lanciano quel debuff è veramente buono. Oltre a quello, la passiva in versione base è più un key e 78% attacco e difesa, non è tantissimo all'inizio ma ci sta. Ma abbiamo, oltre a quello, una medium chance di evadere se si è sopra il 66% di HP e è un buffer, 40% attack e due key e attack 40% per gli androidi. Buffer LR. Sì, buffer LR. Buffer LR, ma... fa ridere, fa veramente ridere buffer LR. Come link, ecco qua il piccolo problema del o lo giochi in quel team o non lo giochi da nessuna parte. Abbiamo Infinite Energy, Androids, Rival Duo, Shocking Speed, Soul vs Soul, Fierce Battle, Legendary Power. È una delle carte con... uno dei peggiori link set assurdi, veramente, fanno schifo. Il problema è che questi link fanno schifo per quando si parla che devono linkare con qualcos'altro che non è C17. Ovviamente devono andare in turno fisso con C17 per andare in 18, questa è un attimo la piccola questione. Devono stare fissi con C17 fisico, gli dà quel key, gli dà quella difesa, lo rendono tankosissimo. È un attimo la combo, no? Peccato che in Android Cell Saga non esiste C17, questa è un attimo la rottura. La rottura è un attimo questa. Oltre a questo però abbiamo la Retreat Skill. La Retreat Skill come funziona? La Retreat Skill funziona abbastanza bene, non sono tanti gli HP che richiede, sono comunque un bel po' per un LR che comunque riesce a tankare un team Android ora con Cell e tutta la roba, che riesce veramente a tankare di tutto. Che due scatole questa roba con gli HP, perché non si riescono veramente a fare tranquillamente. Dovrebbero essere a turni, ma sono ad HP, peccato. Si scambiano C17 e C18, si scambiano con C16 con due condizioni. La prima, si scende sotto il 66% di HP e ci sono due Android in team. Ma va bene, lo si gioca in team Android, sarà full Android, quindi a posto. La seconda, se, e qua non dice niente degli HP, quindi potrebbe essere proprio se sia contro X nemico, si trasforma e basta, si può trasformare. Quando c'è contro un nemico Cell, che non valgono però i Cell Junior, ok, va bene. Bisogna vederla in game esattamente, se si va contro tipo Cell, qualsiasi forma di Cell che non sono i Cell Junior, bisogna vedere se si può subito attivare l'Active Skill. Sarebbe interessante perché almeno contro un particolare nemico si può usare subito, ci sta in quella versione. Però comunque questi cavolo di HP, restrizioni ad HP, sono veramente delle cavolo di boiate. Comunque quando si trasforma in C16 e qua diventa una bestia, una belva, peccato che dura solo tre turni, ma il caro C16 cambiano un po' le special. Abbiamo un increased death, un greatly increased death sulla 12 key per un turno solo. E ovviamente debuffa anche attacco e difesa, perché deve avere tutto. C16 ha tutto. 18 key invece abbiamo un greatly increased attack per un turno solo. Abbiamo l'opposto. Se si vuole andare offensivi si va di 18 key, se si vuole essere un po' difensivi, ma non credo neanche che serva un... ecco,
non serve neanche a niente la 12 key, non serve veramente a niente, però comunque anche la 18 key ha del buff attacco a difesa, quindi è identica un attimo, solo ha un greatly increased attack. Madonna, fa dei danni abnormi. Passiva! Non ha più bisogno di C17 questo che sta LR. C16 si dà 6 key, 200% attacco difesa. Ok. Va bene. E dopodiché abbiamo un high chance di crittare. Ok. Va bene. E abbiamo un additional super attack quando il nemico è un Cellsaga Android. Wow. Wow. Quando si trasforma in C16 è un bel mostro. È un bel mostro. Ora, la categoria, perché forse è la parte che li rende un pochino più inutili, no? Cioè, sono veramente forti, è poco da dire, sono veramente delle carte forti. Però, ragazzi, se li dovete giocare in Android, basta prenderli friend, non servono assolutamente a niente in team. Oltre a quello, comunque, la categoria è Android Cellsaga, Joined Forces, Sibling Bonds. Ok, sì, in Joined si potrebbe giocare... con i link che ha Siblings Bond, vabbè, in Sibling ci sarebbe C17, quindi si può fare una bella turnazione. Però il vero problema di quel team è che comunque c'è anche Beerus, fanno tanti danni e fanno più danni di loro alla fine dei conti, solamente tankano di più. Quindi se quando arriverà la Road Sibling Bonds, se avete questa LR, sono veramente ottimi in quel team, poco da dire. Però è quello, si gioca fondamentalmente in Android o Android Cellsaga, ma anche lì in Android Cellsaga ci sono turnazioni migliori. Però sì, sono quelli i due team, Android Cellsaga, dove linka bene, è l'unico problema che ha, e grazie ai suoi link non può essere giocata ovunque. Problematica da essere giocata, un attimo un po' problematica. Ora ragazzi, oltre all'LR nuova, io direi di chiudere così il video, ma lo chiudiamo con... la special reworkata più bella di tutti i tempi, ragazzi. Ragazzi, questa era la special di Gone LR Int, reworkata completamente. Grazie mille Bandai, ora è figa. È veramente figa. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate ovviamente, considerate l'iscrizione. Ragazzi, vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter, tutti i link sono sotto. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.